Eccoci qua, siamo in compagnia del nostro Gianmaria De Paulis. Buongiorno, buongiorno Gianmaria, bentornato. A prima di tutto, come va? Tutto bene? Tutto bene, il caldo che tende un pochino a fare delle vittime, ma sembra che oggi sia un po' più fresco. Sì? Sembra, ecco, non sembra. Festeggiamo prima di vivere almeno per un po' la giornata. Anzi, ci renderemo conto. Con gli amici si dice, boh, fa caldo. Anche forse un po' esagerato per quello che sono le nostre abitudini, ma speriamo che agosto non piova. Qua diciamo lo sotto sopra. Beh no, speriamo proprio che non sia così, perché insomma un luglio così caldo, un agosto piovoso sarebbe davvero il colmo. Suicidio. Incominciamo a cambiare noi modalità di fare vacanza, andiamo in vacanza a luglio e poi agosto lavoriamo, si comincia. Beh sì, climi tropicali, climi africani. Beh, si sta cambiando. Va bene, terribile. Non esistono più le mezze stagioni. Nostre famose mezze stagioni. quando dico non esistono più le mezze stagioni, mi sembra un po' mio nonno. Non esiste più le mezze stagioni. No. Comunque è vero. Comunque iniziamo ad andare al mare, quindi. E quindi un po' di consigli. E allora un po' di consigli per consigli perché ormai è tecnologica l'estate, diciamo noi. Chiunque va, chi ha il tablet. C'era un tempo in cui si partiva per il mare, una famiglia dentro un'auto, l'ombrellone sulla cappotta, è vero, il portabagagli pieno di provviste, tavolini, sedioline, questo era il mare. Adesso no. Adesso si porta il tablet, lo smartphone, il cellulare, il PC, il netbook. Se non c'è l'ombrellone non fa nulla. No, ma le che faccio? Mettiamo il PC in testa. Anzi, mo ci sono nuove spiagge. Rimini hanno, a Bella Ria penso, hanno inaugurato una spiaggia super tecnologica dove l'ombrellone, il wifi integrato, l'ombrellone, i pannelli solari, alle prese della corrente, un piccolo frigorifero, un tavolino reclinabile nel momento in cui uno deve fare qualche piccola attività. Ma la domanda è, ma siamo ancora in vacanza? C'è una postazione ufficio in spiaggia, che comunque può essere un'idea, però insomma. Vabbè, per chi deve lavorare ma allo stesso tempo vuole stare al mare. L'importante è che non venga utilizzato da chi dovrebbe stare in vacanza. No, invece... da chi dovrebbe stare a lavorare invece sta in vacanza. Vabbè. Comunque tutti questi nuovi strumenti alla fine ci fanno sempre reperibili, ormai siamo reperibili dovunque. Prima col telefono si parlava di giorni, poi col cellulare si è parlato di minuti, oggi con Facebook si parla di secondi, perché nel momento in cui fai qualcosa, 2 secondi dopo è online. E quindi un pochino di consigli, ma consigli realmente pratici e operativi, per il semplice fatto che noi usciamo, andiamo, ci connettiamo, scarichiamo, postiamo, vediamo la posta, andiamo al nostro internet banking, poi rientriamo a settembre e veramente ogni anno succede il finimondo. La password non funziona perché forse ce l'hanno rubata, oddio ci mancano dei soldi, ma il mio account su Facebook non riesco più ad entrare, ma quelle foto non le ho postate io. Perché? Perché purtroppo quando andiamo fuori, Serena sorride, no, ma è una cosa drammatica. Perché, no, ma sorrido perché se quando si torna dalle vacanze si hanno tutti questi problemi, il prossimo anno resto a casa, che è meglio. Che è meglio. Che è meglio. Ma il problema è proprio questo, che tante volte si va in vacanza, allora la si trova una rete wifi aperta, si entra dentro, si scarica la posta e casomai quella rete wifi era stata messa lì proprio perché così qualcheduno ci cascava dentro e lasciava i suoi dati. Quindi quello che facciamo adesso è un breve vademecum operativo, consigli per un'estate al sicuro, quindi operativo, in qualche maniera per poter, come dire, affrontare le difficoltà estive. Quindi prima cosa, prima di partire aggiornate qualsiasi sistema, computer che avete, aggiornate il sistema operativo, aggiornate i programmi e anche l'antivirus, sia sul computer che rimane a casa e sia il computer che vi portate casomai in vacanza. Aggiornate perché ricordate che l'aggiornamento è una cosa importante, risolve i problemi sia del sistema operativo che del software. Il secondo punto è delicatissimo, attenzione alle reti wifi, le reti senza fili, abbiamo scritto, perché andate, girate, andate in spiaggia, dovunque, trovate una rete wifi, tutti ormai hanno il ditino Serena di connettersi, e nel momento in cui riescono a trovare una rete wifi a cui si connettono senza una password, quindi una rete wifi libera, tutti pensano di aver fatto la furbizia, di guadagnare qualche soldino perché non deve utilizzare la sua SIM per navigare, ma una rete gratuita mi permette di navigare. Attenzione, perché le reti wifi aperte è difficile trovarle, ma se le trovate a volte ci sono degli hacker che le mettono su proprio per far connettere gli utenti, far utilizzare le loro login e password per accedere alla posta, per accedere ai loro servizi e possono rubarvi le informazioni. Perché ricordate, quando voi inserite un dato passa sempre tramite una rete e quindi
ci sono dei programmini, si chiamano sniffer, che rendono proprio l'idea che sniffano le informazioni e le prelevano. Quindi se trovate reti wifi, quindi reti senza fili, senza password, non vi fidate. Se la rete wifi è dell'albergo, dell'hotel o dello stabilimento balneare, bene o male, un minimo di sicurezza in più che altro, perché sapete che casomai gestita dall'hotel, ma anche questo non è un motivo per inserire le password. Al massimo effettuate della semplice navigazione, venite sul sito delle ponte, vedete gli ultimi video, andate sul sito, non so, su Google, andate a vedere le ultime news e così via. Prediligete sempre le reti wifi, quindi le reti senza fili con password, perché sicuramente sono più protette e non sono aperte a tutti quanti. Quindi se siete in un hotel e vi dicono la nostra rete wifi è libero accesso ma tramite password, prediligete sempre quella rispetto a una rete senza password. Sembra assurdo, ma è assolutamente così, altrimenti possono esserci brutte sorprese. Poi utilizzare card UMTS, cosa significa? Tablet, netbook, pennini USB per connettere. Se dovete effettuare delle operazioni, soprattutto a volte può capitare di effettuare operazioni di pagamento, online banking e così via, a maggior ragione non è consigliato usare reti che non conoscete, di cui non conoscete la gestione. Quindi è preferibile utilizzare invece le connessioni UMTS, quindi connessioni 3G, quelle che paghiamo, quelle che abbiamo fatto un abbonamento con il nostro operatore telefonico, ma sicuramente sono molto ma molto più sicure, poiché sono reti controllate appunto da operatori telefonici. Poi se possedete uno smartphone o un tablet, password all'accensione, perché d'estate lo prendiamo, lo poggiamo sull'ombrellone, sul lettino, lo mettiamo di qua, lo mettiamo di là, quindi password assolutamente all'accensione, anche perché il furto di questi strumenti durante l'estate aumenta in maniera esponenziale, quindi anche se voi all'interno salvate dei vostri dati per quanto riguarda una vostra privacy, già con una password iniziale si blocca. Impostate un PIN per lo sblocco anche della tastiera, quindi in maniera che se uno lo vuole utilizzare viene richiesta anche la password per lo sblocco della tastiera. Del resto, Serena, se va in vacanza bisogna essere sicuri, eh? Ah, beh, certo. Quindi ci vogliono un po' di strumenti. Modificate le password di default, quindi mettete nuove password vostre e aggiornate il sistema operativo. Cioè questi tablet, questi iPhone, questi cellulari, loro hanno un sistema operativo ormai simile a un computer, quindi fate gli aggiornamenti prima di partire, risolvete bug, problemi del sistema e così via. Un'ultima cosa ancora importante, alcuni dispositivi come l'iPad e molti altri smartphone e tablet hanno la geolocalizzazione del dispositivo, cioè è un'opzione che nel caso vi rubino il dispositivo è possibile tramite delle mappe geolocalizzare dove si trova. Attivate questo servizio in vacanza perché può tornarvi utile nel caso appunto possiate subire un furto per quanto riguarda questi strumenti. Ancora, per chi ha un notebook, se riusciamo alla slide successiva, o un netbook, si parte, effettuate il backup e crittografare i dati, già sarebbe una cosa grandiosa, ma soprattutto il backup, perché uno parte, poi si perde il notebook e tutti i dati erano lì dentro al notebook. Quindi fare un backup a casa e lasciarlo non è assolutamente cosa brutta. Ancora meglio se riuscite a crittografare, quindi a bloccare tramite password l'accesso ai dati. Ancora di più, non lasciate in vista dentro l'auto o luoghi pubblici i computer, perché a rompere un finestrino, a prendervi il computer è questione di 4 secondi. Ho visto in film. Gomitata, prendono la borsa e se la portano. Quindi iPhone, cellulari, smartphone, tablet, computer, netbook, quello che sia, non li lasciate sul sedile, non li lasciate a vista e metteteli dietro al portabagagli. Almeno se proprio li dovete tenere. Converrebbe non metterli neppure. No, perché per fortuna forse nei nostri territori ancora, insomma, qualche volta uno si lascia un PC di vetro, spesso le macchine con il PC parcheggiate, bello lì la borsetta. Bello. Però già se siete a Pescara, Roma, Milano, 2 secondi vi rompono il finestrino e vi prendono la macchina. Non è tanto la macchina di per sé, ma tutti i dati che sono in te, soprattutto i filmini. Anche il finestrino, insomma, che volete che sia, però il computer... Siamo d'estate, il finestrino si vede. Ah, beh, giusto. Una boccata d'aria, dice porta. Grazie. Fino a settembre fino a settembre non è un problema. Si senza ripararlo. Più che altro il PC perché ci sono i dati, capito? Il PC perché ci sono i dati. Non perché magari costa 700-800 euro, se non 1500-2000. Vedete, no, perché ci sono i dati. E qui c'è l'analisi. Si definisce tirchieria. Ma quale tirchieria? Quell'aspetto e quel processo di manina stretta che si renderà nei confronti delle nuove tecnologie. Voi immaginate, e mo facciamo un dato generico, così non è un dato, diciamo, finanziario economico. Voi avete
siete riusciti a recuperare miracolosamente il filmino di un anno del vostro bambino, miracolosamente, perché insomma era su una pellicola che non funzionava più, avete fatto una copia sul vostro computer e dite sempre: tra qualche giorno la metto sul DVD, ma questo tra qualche giorno si è trasformato in un anno e mezzo, perché capita, ma l'avete sul vostro computer che portate in vacanza e quindi non ci sono problemi, vi rubano il PC che casomai costava 400 euro per l'amore di Dio, ma non avete più copia del filmino del primo anno del vostro bambino. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, ecco. Ormai siamo alle parabole qui, la guerra è difficile tra i Vangeli, apocrifi e meno. Dai che scherzo, su, cerco di sdrammatizzare questi discorsi. Ma quanti amici, Gian Maria, mi hanno preso il computer, ho fatto: Dio, mo mi dispiace. Ma no, ma soprattutto i dati, come li recupero adesso i dati? Backup prima di andare in vacanza. Ancora, se riusciamo a ritornare un secondo sulle slide, attenzione all'utilizzo dei social network. Allora, andate in vacanza, innanzitutto non fornite informazioni di dove vi trovate, o almeno evitate, date qualche input, perché sappiate che ci sono persone su internet che vanno a vedere dove stanno gli utenti, quindi io sono a Formentera, io a Milano, io a New York, e dopo vanno a fare i furti in casa, l'abbiamo detto tante volte, ci sono persone che si muovono. E soprattutto verificate la privacy, perché casomai voi dite: vabbè, ma io lo dico al nostro gruppo di amici, poi invece la vostra privacy è molto bassa come livello di protezione ed è un'informazione pubblica, quindi tutti sanno che casomai siete in vacanza, boh, in Sardegna, e quindi la vostra casa è bella, libera, pulita. Leggevo dei consigli di tanti anni fa, quando si diceva: parlate con un inquilino o un vicino, vi fate togliere qualche volta la posta, se possibile mettete un timer per accendere e spegnere le luci, per far capire che all'interno della casa c'è qualcheduno. Ma se noi su Facebook o su un social network andiamo a dire stiamo in Sardegna, mi sembra una grande svolta intellettuale. Beh, insomma, Gian Maria, io adesso cerco di mettermi un po' nei panni dei nostri amici a casa. Ma sono tutti trucchetti. Sì, sono trucchetti, però mi sta a far passare proprio la voglia di andare in vacanza. Così state a casa e non ci sono problemi dal punto di vista tecnologico. Io farei un weekend al limite fuori. Ma perché si misura che in ambito proprio delle ICT l'estate è drammatica, perché l'estate, soprattutto in Italia, che abbiamo questa concezione delle ferie, no? Negli altri paesi le ferie non funzionano come qua da noi, esistono delle settimane, luglio, agosto, dicembre, novembre, qui da noi invece si concentra molto intorno al periodo di agosto, si ferma tutto e quando si riparte ci sono tanti problemi, perché oddio la password, oddio l'ho messa là, ma non riesco ad entrare, ma anche aziendalmente ci sono tanti problemi. Ancora velocemente, se dovete utilizzare, come ad esempio Facebook, attivate almeno la navigazione protetta, ce l'avete nelle vostre impostazioni, la navigazione protetta almeno vi assicura che i dati che inserite non vengono intercettati. Ancora rapidamente, successivamente, evitare l'utilizzo di un computer condiviso, cioè un computer casomai trovate in un internet point e quant'altro. Evitare l'utilizzo significa non utilizzarlo in qualche maniera per gestire i vostri dati personali, cioè andate casomai, navigate, leggete un giornale. Attenti quando inserite la login e la password della posta elettronica, assicuratevi di non salvarli all'interno del computer. Assolutamente non fate online banking con un computer che non sia il vostro, perché non sapete come è configurato e quindi non sapete dove andate a finire, dove vanno a finire i vostri dati. Quindi l'online banking, tutte le attività banking, corporate banking, insomma il trading, non lo fate da computer che non conoscete. Indipendentemente dalla rete wifi o non wifi, il computer per queste operazioni deve essere quello di casa. Attenzione anche ai pennini USB, prendete un pennino, andate in un computer condiviso, ci lavorate, ve lo riprendete, fate una scansione prima di reinserire quel pennino sul vostro computer, perché rischiate di beccare un virus e infettare poi anche il vostro PC, non da internet, bensì nella vecchia maniera, tramite un dischetto o un pennino USB. Cautela con le mail, in questo momento stanno arrivando, ma questo ieri l'ultimo me l'ha detto un amico, stanno arrivando tantissime mail, Banco Posta, Banca Intesa, Banca Vedi Tu, come ti vuoi chiamare, dove vi chiedono: attenzione, prima delle vacanze assicuratevi che il vostro sistema non venga in qualche maniera invaso dagli hacker o sprotetto, collegatevi, accedete e verificate che i login e password sono ancora operativi. Sono bufale, ricordate, le banche non possono inviare queste comunicazioni tramite mail. Quindi cestinate tutte le mail che vi parlano banca, crediti, debiti e quant'altro, così uno se ne va in vacanza pure un po' più tranquillo, no? In questo periodo. Ancora, se riusciamo rapidamente, non mettete smartphone, ecco un'altra cosa, questo è fantastico, veramente sembrano i consigli a volte, ma perché pure io mi ci ritrovo, non mettete smartphone o tablet insieme all'asciugamano della spiaggia, perché quando ritornate a settembre il vostro sistema che avete pagato qualche centinaio di euro va KO, perché la sabbia è terribile.
è terribile, quindi non ce la mettete assolutamente. Cioè, se dovete mettere un tablet o un telefonino, o gli comprate una bustina o gli comprate insomma una custodia, ma non li mettete insieme, perché la sabbia si inserisce, va nei pulsantini, va dentro le SIM, si blocca e buonanotte. È una macchina che avete pagato diversi soldini, ve la ritrovate bloccata. È nata per essere portata in spiaggia e quindi per essere mobile, ma non è nata per stare in mezzo alla sabbia, che sono sfumature leggermente diverse. L'ultima, e poi beh, basta questo decalogo, se non è terrorizziamo le persone. Al ritorno dalle vacanze cambiate le password, cioè siete andati, avete utilizzato delle reti, avete fatto tutto, quando ritornate, soprattutto i sistemi di internet banking, se li avete utilizzati, o le email o i vostri profili sui social network, cambiate la password, così appena rientrate il giorno dopo dalle vacanze, in maniera che se qualcuno o qualche furbo ha tentato di salvarsi la password e utilizzarla in futuro, voi cambiandola la bloccate subito subito. Come puoi vedere sono consigli, ma... Beh, insomma... ma bisogna stare attenti perché poi sono piccole sciocchezze che oggi ci permettono, oggi una login password ci permette di entrare dovunque, quindi bisogna proteggerli, quelli sono i dati veramente importanti, perché poi il dato di per sé è importante, se è protetto, se non è protetto non è importante, perché a quel punto accedono tutti, ma poi questa è la filosofia, è un'altra cosa. E va bene. Possiamo? Beh, poco. Molto, chi ha l'account Yahoo, siccome si è uscito un 453.000 account email di Yahoo, sono state intercettate alcune password, se avete un'email su Yahoo, un consiglio per non sapere né parlare né scrivere, cambiate la password, visto che un po' di password sono state intercettate. Un'ultima cosa simpaticissima, a luglio sono 5 anni che è nato l'iPhone, esattamente 5 anni, e vi leggo un annuncio di Steve Ballmer, che è uno degli amministratori di Microsoft, che nel 2007 diceva: noi, intesi come Microsoft, vendiamo milioni e milioni di telefonini, Apple ne venderà zero. Oggi Apple è la prima azienda di telefonia. Ecco, le ultime parole false. Le ultime 5 anni, è bello perché proprio oggi ricade la dichiarazione su YouTube, trovate il video, la dichiarazione dei 5, dopo 5 anni dei milioni e milioni di sistemi Microsoft. Oggi Microsoft è in grosse difficoltà sugli impianti telefonici, mentre Apple ha definito... Hai sentito Serena perché Samsung può vendere ancora negli Stati Uniti il nuovo tablet? No. Perché hanno definito che l'Apple è cool, quello Samsung non è cool e quindi è vendibile. Eccezionale. Cioè, spiega un po' questo concetto. No, cioè. Ho guadagnato qualche minuto. Praticamente una diatriba Samsung e Apple si fanno nelle varie nazioni, nei vari continenti, cause tra di loro. Perché l'Apple caccia un modello, Samsung fa un modello molto simile, allora ovviamente, ma c'è anche nel gioco del mercato, però sembrerebbe che negli Stati Uniti Apple aveva richiesto il blocco della vendita proprio dei prodotti, credo sia negli Stati Uniti, non sbaglio, dei prodotti Samsung, di un tablet Samsung che era molto simile all'iPad, e in una prima battuta il blocco c'era stato, in una seconda battuta nel ricorso, credo tecnicamente si chiama, invece c'è stato lo sblocco delle vendite, perché è stato motivato che i prodotti Apple sono prodotti cool e quindi... Che intendi per cool? Che intendi per cool? Lo chiediamo al giudice. Cool, sono dei prodotti cool, quindi in qualche maniera sono i prodotti che fanno moda. Che fanno moda. Il prodotto una Samsung, che anche se assomiglia... Casa, anche... cool, vabbè, sarà cool, ma... Fanno moda, fanno tendenza. I prodotti Samsung, anche se si assomigliano, non sono prodotti cool, quindi in realtà... Cool dunque vuol dire che fanno tendenza, sì, fanno ecco, tendenza. Non stava dicendo delle parolacce. No, là ci manca una O. Non puoi parlare di cool così. Ma la cosa bella è pensare che uno strumento prettamente tecnologico possa essere distinto da un altro solo per una questione di cool. Eh già, di il cool è fondamentale. Il cool è molto fondamentale. Lo so. Comunque. È tutta una questione di cool. Ho paura quando fa queste affermazioni, su, dopo non lo vedete. Che ma... la differenza sta nel cool. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi ci stiamo un po'. Comunque, ecco, qualche consiglio per le vacanze, state attenti nell'utilizzo dei supporti, perché veramente, ma sono 4-5 consigli basilari, soprattutto sempre dubbi, chiedetevi perché trovo una rete libera, perché, e chiedete in giro quando avete dubbi, perché altrimenti rischiate che una password, un'email vi può aprire il mondo a persone strane per l'accesso ai vostri dati e alle vostre informazioni. E quando rientrate assolutamente cambiate le password. Internet banking, social network, email, ne fate un'altra, almeno una l'anno, una volta l'anno cambiata, perché aumentate molto, ma di molto, il vostro livello di sicurezza.
Benissimo, grazie Gianmaria, grazie per i tuoi consigli per l'estate, sicuramente utilissimi, poi noi ci scherziamo su chiaramente, ma... Poi mi chiama il primo di settembre, oddio Gianmaria, guardate, se quest'anno mi chiama e mi dice che io faccio un video, lo posto su YouTube, su Facebook, su Vimeo, su tutti, di Serena che parla bene e razzola male. Nell'ambito tecnologico. Ma smettila, assolutamente, io non ho né password né niente. Password. Password. Partiamo bene. Vabbè, grazie, dai, Serena, ciao Gianmaria, alla prossima. Nuovo, ciao. Dunque, noi ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi.